dopo un anno. Prima partita stagionale, ritorno nel calcio a 11, prima partita dopo tanto tempo. Quali sono le tue vibes? Come ti senti al tuo primo incontro ufficiale dopo tutto questo tempo? Ah dai, oggi ho voglia di giocare dopo tanto tempo. Mi era passata un po' la voglia, come vi ho anche spiegato nei video. Per ora sicuramente sono carico e niente, speriamo di iniziare subito bene con una bella vittoria. Vediamo. L'hanno curato bene, dai, bello. Sei tu che fai le riprese a me, ma devi giocare tu. Che senso ha questa cosa? Faccio vedere quanto lavora il cameraman. Ah, videomaker, tuttologo. Com'è il campo? Il campo è molto bello, c'è da dire che le condizioni climatiche sono ottimali, anche se chiaramente fa molto caldo, è una componente molto importante per la partita di oggi. È arrivato il fotografo. Il miglior fotografo d'Italia. Allora eccoci qui a ridosso del campo, dove a breve prenderà scena la prima partita della stagione, una partita sicuramente molto delicata, molto importante, anche perché il tuo ritorno nel mondo del calcio a 11, sicuramente sei emozionato, immagino. Sì, dai, sono carico, ho voglia di giocare, da molto tempo che non faccio un campo a 11, quindi dai, per adesso la motivazione c'è. Sono anche diverse settimane in cui ti alleni con questo gruppo. Come ti stai trovando? Cosa ne pensi dei tuoi compagni? E qual è l'obiettivo stagionale del Consandolo? Sì, siamo una squadra non promossa, quindi vediamo come andrà. Puntiamo sicuramente a vincere più partite possibili. Però il gruppo devo dire che è molto bello, è molto coeso. Sono fiducioso, dai. Insomma, anche se volessimo stabilire un obiettivo stagionale in cifre numeriche, gol e assist, domanda che ti piace sempre tanto: qual è il tuo obiettivo, se c'è un obiettivo? Per adesso no, me lo faccio dopo 2-3 partite. Inizio a pensare un po' a un obiettivo. Adesso no, adesso vediamo solamente a vincere e a puntare a far bene. Allora direi di passare alle domande di Antimo prima di questa partita. Andiamo. E allora sì, eccoci con le mie domande, Fabio. Siamo tornati in un campo di calcio a 11 dopo tanto tempo, dopo tanti mesi. Dopo andremo a dirvi qualche chicca su questo incontro. Per il resto, come ti senti? E soprattutto, pensi di giocare già oggi? Considerato che sei stato tesserato da poco e non sei stato disponibile per la Coppa 1-1 con il Mesola. Sì, sono stato tesserato questa settimana, quindi vediamo, sono da poco nel gruppo. Però mi sembra che il mister abbia fiducia in me e anche i compagni. Non so ancora dirti se giocherò titolare, vediamo, spero di sì. Comunque, visto il campo e vista la bella stagione, sicuramente il campo potrà darti una mano in più per sviluppare quelle che sono le tue doti tecniche. Sì, il campo è bello. Con questo sole comunque fa anche venire voglia di giocare, dai, c'è il clima perfetto, ho voglia di giocare, intanto spero di farlo perché non ho neanche la certezza, vediamo se avrò dello spazio e nel caso punterò a dare del mio meglio. E allora noi ringraziamo Fabio per l'intervista prepartita, lo lasciamo andare a cambiare e iniziamo a posizionarci per seguire assieme quella che è la prima giornata del campionato di promozione gruppo C. Andiamo verso lo spogliatoio. Allora eccoci ragazzi, che stiamo montando l'attrezzatura in vista di questa prima giornata. Il campo non è dei migliori, seppure il campo di casa, perché non c'è una tribuna, quindi bisogna un po' reinventarsi. Piazzeremo una cama a centrocampo, due dietro la porta e una opposta in cui Fre mi darà una mano per svolgere un altro tipo di riprese. Sono carico anch'io, sono emozionato, è la prima partita di Fabio dopo tantissimo tempo, speriamo che sia una partita positiva. E allora eccoci finalmente in campo per raccontarvi quella che sarà la prima giornata del campionato di promozione girone C con Sandolo, Sparta Castel Bolognese. Sì, è sicuramente una bella partita, è l'esordio per entrambe le squadre, c'è la preparazione che le squadre stanno disputando nell'ultimo periodo e sicuramente non saranno ancora al top della forma. Vediamo come giocheranno oggi. Con Sandolo, come ben sappiamo, ne hanno promossa, l'altra parte invece del Castel Bolognese che gioca da diversi anni questa categoria, quindi forse parte anche con qualche favore del pronostico in più. Eh sì, tra l'altro lo Sparta Castel Bolognese, ricordiamolo, l'anno scorso ha ottenuto 40 punti equivalenti al nono posto in classifica, sicuramente un buon bottino. Quest'oggi arriva una neopromossa, il Consandolo, che vi ha ricordato che ha giocato prevalentemente in prima categoria, però sicuramente sarà un incontro difficile. Tra l'altro è il ritorno di Fabio Di Mauro nel mondo del calcio a 11, 291 giorni dopo l'ultimo incontro ufficiale, 42 domeniche dopo, e oggi ci aspettiamo un Fabio in grande spolvero. Sì, Fabio comunque l'ho visto molto contento di tornare oggi a giocare a calcio a 11. Tra l'altro per lui è anche molto importante fare in un campo buono, questo lo è, si vede che comunque l'erba è stata curata molto ed è un aspetto molto importante per un giocatore tecnico come lui. Vediamo come si comporterà, lui invece la categoria va bassa, abbiamo visto sempre giocare in eccellenza, oggi va in promozione, vediamo appunto come approccerà a questa nuova categoria per lui. Noi adesso andiamo dentro con il match. Allora ci siamo, abbiamo scoperto, come abbiamo visto da riscaldamento, che Fabio gioca anche titolare, ma qui abbiamo l'uomo dei pronostici che ha detto invece che finirà, quanto finirà questa partita, Rocco Maiocco? 3-1 Castel Bolognese. E allora eccoci finalmente in fase di telecronaca per raccontarvi quella che sarà la prima giornata del campionato di promozione girone C con Sandolo, Sparta Castel Bolognese, ma soprattutto il ritorno nel pianeta del calcio 11 da parte di chi? Da parte di Fabio Di Mauro. Sì, è sicuramente un match molto emozionante per lui, ma anche per il Consandolo, che oggi fa l'esordio nella nuova categoria, nella promozione. Vediamo come approcceranno le due squadre a questo match. Ed ora andiamo a scoprire quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo per il Consandolo. Con questo 4-4-2 troviamo Lesi in porta, davanti a lui Trentini e Bianconi, due centrali, terzino destro Ambrosecchia,
terzino sinistro San Giorgio, a centrocampo Liri e Rimondi, Di Mauro in alto a destra con la 7, dalla parte opposta Badia a completare questo quartetto di centrocampo, in attacco Colombani supportato da Giberti, dalla parte opposta invece troviamo Baldani in porta, Tirello e Gavelli i due centrali, terzino destro Baldi, a sinistra Castellari, davanti a loro Bacchilega con la 4, Conti la mezzala a sinistra, Russo quella a destra e in attacco il tridente Galassi, Battiloro, Mainetti. Si parte, ecco iniziato ora la prima giornata di promozione con questo lancio lungo proprio di Bacchilega che si disperde nel nulla. Intanto Fabio recupera il primo pallone in concomitanza con Rimondi, scarica all'indietro per il terzino che va direttamente dal portiere che va lungo, lunghissimo. Intanto ci prova ancora il Consandolo, attaccato Tirello proprio da Colombani che si va a riprendere il pallone, poi Baldi attaccato anche lui dal numero 9, si rifugia così in fallo laterale. Ed ora attenzione ancora il 10 che imbuca dentro a cercare Battiloro che va in profondità, molto bene Bianconi che poi rischia un po', Trentini toglie le castagne dal fuoco nella maniera più pragmatica possibile. Badie prova ad andare avanti, Badie ora ha un po' di confusione, anche Liri non riesce a pulire, Badie regala di fatto la sfera a Mainetti che può ripartire il capitano, c'è una prateria davanti a lui, buca dentro per Battiloro che con la punta del piede destro va fuori. Qui ha rischiato tantissimo il Consandolo. Sì, non era posata benissimo quella difesa, c'era uno spazio centrale che non è stato coperto da nessuno, forse Bianconi un pizzico in ritardo, fortunati comunque in questo caso perché Battiloro non ha battuto bene. Tanto Fabio ancora in possesso, gioca dietro per San Giorgi che va da Lesi, che si affida al lancio lungo, lunghissimo, nella terra di nessuno, però ci arriva prima Colombani che va proprio da Di Mauro, pardon Giberti, dunque Badie che cerca di tornare sempre dal 7, la palla è lunga, forse troppo, Fabio fa scorrere per Rimondi, la finta, si sposta la palla sul sinistro, pensa per un attimo alla conclusione, preferisce offrire per Giberti il suo tiro murato, ma non è finita, ancora Liri dentro Colombani che in rovesciata cerca di inquadrare lo specchio della porta, non arriva, intanto scintille con Gavelli, i due hanno qualcosa da ridire, ma si riprende sempre con San Giorgi, Badie da questi a Giberti che lotta in mezzo al traffico, in buca dentro per Badie, cerca di arrivarci il numero 10, rischia qui la retroguardia dello Sparta Castelbolognese, toglie ancora una volta i pericoli Baldi ed ora si riparte dalla parte opposta con Galassi che potrebbe calciare un invito quasi, quello dei difensori del Consandolo al tiro in porta, non arriva, intanto Russo attaccato da Di Mauro riconquista la sfera, ma la riconquista a sua volta anche il 6 rosso-blu, intanto Colombani ancora indemoniato sui centrali a fare un pressing veramente disumano, però non riesce a riconquistare la sfera e ora Rimondi dentro Di Mauro, scarica l'indietro sempre per l'8 che cerca la verticale, anticipato molto bene il numero 6, poi Fabio battaglia in mezzo a 2, fallo plateale ma per il direttore di gara si può proseguire e dunque può ripartire ancora Bacchilega, ancora in concomitanza con l'aiuto di Galassi, cerca lo sprint il numero 7, cerca spazio e tempo, dopo in buca Trentini molto bene ma non è finita, attenzione ancora a Conti che cerca lo spunto giusto, qui ancora una volta ottimo il lavoro da parte di Bianconi che verticalizza dentro per Fabio, attaccato nuovamente da Russo, tamponato, vuole il fallo, il 7 non lo ottiene, adesso ancora una volta con calma può ripartire il Consandolo. Sì, finora una partita molto equilibrata, non ci sono state molte occasioni da gol però, tanto seguiamo Fabio. Con Bianconi che lo va a servire tra le linee, ancora Fabio vorrebbe il cambio di campo Badie, Fabio decide di fare tutto da solo, cerca di sgusciare in mezzo a 2, si porta a casa un calcio di punizione che fa rifiatare i suoi. Ora questi minuti un pochettino di assedio per lo Sparta Castelbolognese che però non trova le linee di passaggio giù. Intanto molto bene qui il lavoro di Fabio in mezzo a 2. Sì, un buon lavoro da parte di Fabio che finora non si è visto moltissimo, ha toccato pochi palloni, quelli che ha toccato comunque non l'ha fatto male. Intanto San Giorgi cerca la palla dentro, qui monumentale Castellari che riesce a impedire che questo pallone potesse arrivare probabilmente a Fabio. Intanto Giberti ancora servito su fallo laterale, va indietro a Rimondi col sinistro, strozza un po' il tiro, ma attenzione che non è finita, ancora Rimondi che non inquadra lo specchio della porta, intanto era stato segnalato anche un fallo e danni del numero 8 avversario Russo. E ora riparte dalla parte opposta ancora Conti che cerca di servire la palla al centro, Bianconi allontana ma non è finita, ci crede ancora l'11 che scodella al centro a cercare il numero 9, qui Lesi monumentale e poi San Giorgi riparte davvero in grande stile. E ora Bacchilega allarga a sinistra per Castellari che cerca l'imbucata. Attenzione, tanta confusione. Fabio, anche lui in scivolata, deciso, riesce a riconquistare la sfera. Ma attenzione, Russo ha campo e spazio davanti a sé. Va da Battiloro, tamponato da San Giorgi. Dunque Badie prova a ripartire, va a sinistra dove trova Rimondi che fa fuori secco Baldi. Attenzione, ora si apre una prateria per lui che cerca di imbucare dentro Colombani. Bella l'idea, meno l'esecuzione. Ed ora calcio d'angolo per lo Sparta Castelbolognese. Conti dentro la palla Giberti, liscia, attenzione, pericolo.
La palla è ancora buona con Galassi che va al sinistro, murato dalla difesa avversaria. La sfera giunge a Mainetti che gioca al centro. Trentini molto bene in ripiegamento difensivo, dunque Badie la mette giù con la sola. Poi Giberti che va da Lire, il capitano del Consandolo, aggredito da Galassi, poi anche da Russo. Non ci sta, adesso anche qualche parolina per Liri, tutto ai limiti della regolarità secondo il direttore di gara. Niente cartellino, semplicemente calcio di punizione. Intanto la pressione del Consandolo è altissima con Rimondi e Fabio che costringono la retroguardia avversaria a spazzare via la sfera. Ma si riparte ancora una volta con Russo, aggredito da Giberti che di prepotenza conquista un altro pallone. Dunque Liri, Badie con l'esterno del piede destro in direzione Colombani. Adesso veramente monumentale il lavoro di ripiegamento difensivo da parte di Gavelli. Adesso ancora Mainetti, serve dentro per Bacchilega che ha tempo e spazio davanti a sé, anche lui con l'esterno destro a cercare dentro Battiloro, ottimo l'anticipo di San Giorgi, ma attenzione non è finita, ancora Battiloro, le finte, le sterzate continue del 9 che cerca di giocare la sfera al centro, Liri molto bene, poi Fabio pulisce, direzione Ambrosecchia, da questi a Giberti che rischia un po', riesce a riconquistare il pallone ma non il possesso. Sì, in quel caso forse era anche meglio il calcio punizione per il Consandolo che poteva riassestarsi. Forse il vantaggio non è stato una scelta. Intanto Mainetti dentro in profondità per Battiloro e arriva il vantaggio dello Sporting Castel Bolognese. Una dormita generale della retroguardia che non si è mossa benissimo. Erano avanzati tutti, forse in questo caso San Giorgi teneva ancora in gioco il numero 9, Battiloro, ed è 1-0 per gli ospiti. Sì, adesso rivedremo anche meglio da replay. Non è stato coperto benissimo questo spazio, palla centrale tutto un po' troppo facile. Lesi esce, non riesce a coprire lo specchio. Qua, molto bravo comunque anche Battiloro. Scivolata, sì. Coi tempi giusti riesce a battere Lesi per la prima volta. Qui forse sarebbe anche potuto uscire un po' Lesi, secondo te? Ma sicuramente non era facile come circostanza. Un pallone in profondità, secondo me ci doveva essere un difensore, ci doveva essere più copertura. Non si può attribuire di certo la responsabilità a Lesi, che per me non poteva fare molto di più. Adesso ancora Fabio che va dentro da Rimondi, si intendono bene il 7 e l'8, Rimo cerca di giocare la sfera al centro, Baldi di testa a spazzare via, la palla diventa buona dunque per il capitano dello Sparta Castel Bolognese Mainetti che può ripartire, lo sprint viene vanificato dall'ottimo ripiegamento difensivo di Liri, dunque ancora una volta il 4 Bianconi che va da Fabio, tranciato netto da Castellari, si avvicina il direttore di gara, estrae il primo cartellino giallo di questo match che arriva ai danni di Castellari, brutto qui l'intervento, fuori tempo sicuramente. Intanto rivediamo anche qui il replay. Sì, nettissimo, direi molto bravo Fabio, questa è una bella giocata perché copre il pallone e costringe l'avversario ad andare praticamente fuori tempo e a colpire la sua gamba anziché appunto il pallone. Fallo netto, giallo anche. E ora Badie di prima sul rilancio di Lesi, cerca di avventarsi sulla sfera Colombani, cerca poi di farlo Fabio in un secondo momento, Baldani, lontano, lontanissimo. E ora Castellari cerca di proteggere palla Fabio dalle pressioni, va all'indietro, conseguentemente la sfera viene lanciata in avanti da Bianconi, poi Fabio ancora dentro Giberti, il fallo ai danni proprio del numero 11, fallo generato da Tirello. Intanto siamo già dalla parte opposta con Giberti, Rimo, tanta confusione, Badie cerca di giocare al centro, è stato segnalato anche in questo caso un fuorigioco dubbio. Adesso Badie cerca la sfera lunga, attenzione Baldani cerca di scortare l'uscita del pallone, attaccato prepotentemente da Colombani che poi vuole l'ultimo tocco, e così è del portiere dello Spartacus del Bolognese, dalla bandierina Rimondi a cercare Trentini, ci arriva prima Giberti. Il suo tentativo però non riesce a recare danno alla porta difesa dagli ospiti. E ora, attenzione, ancora il possesso di Mainetti. Conosciamo la sua pericolosità. Mainetti, il destro! La risposta in acrobazia da parte di Lesi, che qui compie un vero e proprio miracolo in estensione. Con la manona, rivediamo anche dal replay, destra, riesce così a impedire il gol del 2-0. Sì, bravi tutti e due, bravo Mainetti in questo caso, la conclusione è veramente ottima da lunga distanza, Lesi molto attento, bell'intervento. Intanto Mainetti ancora dentro, Trentini sventa il pericolo, poi non riesce a far nulla Conti. Intanto ancora Mainetti aspetta l'arrivo di Baldi, puntuale come un metronomo su quella fascia. Ancora il 2, cerca la sfera al centro a propiziare Conti che calcia ora! Si fa trovare ancora presente Lesi che dice di qui non si passa. È ancora 1-0, però lo Sparta Castel Bolognese sta spingendo sull'acceleratore. Intanto ingenuità di San Giorgio a propiziare Battiloro che ora si gira, fa fuori anche Bianconi, in buca dentro per Mainetti. Attenzione Mainetti vis-à-vis, una ruleta, Mainetti il sinistro, il palo, attenzione la palla ancora buona, Galassi, e arriva il gol del 2-0 anche da parte del classe 2005.
prima rete nel campionato di promozione. Una dormita generale, era da qualche minuto che stava spingendo sull'acceleratore dello Sparta Castel Bolognese. Voleva il 2-0, lo ha trovato ora. Sì, anche in questo caso sembra essere tutto un po' troppo facile per lo Sparta, che trova lo spazio giusto per inserirsi e arrivare troppo facilmente verso la porta di Lesi. Prima il palo e poi palla finisce sui piedi sbagliati per il Colsandolo, quelli di Galassi, che da lì non può sbagliare. Doppio tunnel da parte di Galassi. Intanto si conclude ora la prima frazione di gioco. E allora eccoci al termine dei primi 45 minuti di gioco. Il punteggio dice 2-0 per gli ospiti. Veramente peccato, soprattutto a fronte del secondo gol preso nei minuti di recupero. Un colpo che a livello psicologico non fa mai bene, Fra. Sì, però secondo me alla fine questo risultato, che per quanto si è visto può essere pure giusto. Abbiamo visto anche diversi interventi ottimi da parte di Lesi. Almeno due interventi veramente super da parte del portiere del Consandolo. E poi sì, sicuramente anche nel secondo gol il Consandolo ha lasciato troppi spazi. Tutto troppo facile anche in quel caso per la squadra ospite. Peccato, perché secondo me il Consandolo ha poche idee in questo momento. Non la vedo una squadra lucida e anche sotto l'aspetto fisico un pochino indietro anche Fabio, secondo me. Eh sì, secondo me il reparto in cui sta facendo più fatica il Consandolo è il centrocampo. Fanno troppa fatica a costruire, lasciano libero arbitro ai difensori che si affidano spesso ai lanci. Anche Fabio è un po' in difficoltà, ma è difficile prendere il pallone considerato che il predominio territoriale sembra palese almeno in questi primi 45 minuti. Detto questo, un parere su Fabio non malissimo considerato che è la sua prima partita, però forse qualcosina in più anche da lui. Allora, io per quanto ho visto qualcosa buona da parte di Fabio, qualche bella giocata, anche quella della munizione. Adesso comunque il loro terzino sinistro giocherà con il peso importante del cartellino giallo e quindi speriamo che Fabio ne possa anche approfittare. Secondo me qualche circostanza un po' opaco, mi sembra che gli manchi un po' quello sprint che può derivare anche dalla condizione fisica e forse anche il calcio a 5 in questo non aiuta. Sappiamo che quello è più uno sport di cambi di direzioni veloci, qua invece c'è più da andare anche su campo aperto. E allora andiamo a seguire questo secondo tempo assieme, vediamo quale sarà la reazione, se ci sarà una reazione da parte del Consandolo. Andiamo. Tutto pronto, si parte per questi secondi 45 minuti di gioco. Liri, direzione Dimo, che va a lancio lungo, lunghissimo. Intanto è uscito Fabio Di Mauro per lasciare spazio a Gentili e dare un po' più di solidità al reparto offensivo, così operato di Rani. Intanto proprio Gentili, il destro, neutralizzato dalle manone di Baldani. E ora riparte ancora una volta Bianconi, che cerca Gentili, di prima per Colombani. Bella l'azione costruita ora dal Consandolo con Giuberti, che va a pescare ancora nuovamente il 9. La finta su Gavelli, poi la palla messa al centro. Liri al limite, alta, altissima. Avrebbe potuto fare qualcosina in più qui il capitano del Consandolo. Sì, la palla non gli arriva male, qua forse poteva calciare un po' meglio. Gli rimbalzo un po', quindi è forse quello che lo penalizza in un buon impatto con il pallone. Però il Consandolo ha già trovato due occasioni nei primi 8 minuti. E ora Badie cerca la terza, con questo esterno piede. Pallone troppo sul portiere. E ora riparte Bianconi, che va da Rimondi. Si apre bene Ambrosecchia, che viene servito ora. Prova a sprintare, toccato duro da Bacchilega, che ora riceve anche il secondo cartellino giallo per la sua squadra. Intervento fuori tempo, giusta la munizione. Sì, anche perché Ambrosecchia è in velocità, quindi lì il fallo chiaramente è da munizione. Liri, dentro la palla per Giberti. E Colombani, il tocco monumentale, se non ho visto male, proprio di Bacchilega. Rivediamo anche da replay, bellissimo il pallone di Liri, è qui. Fondamentale, perché Colombani sarebbe probabilmente arrivato all'appuntamento con il gol. Bravissimo il numero 4 dello Sparta Castel Bolognese. Intanto riparte ancora una volta Liri a cercare la palla dentro per Rimondi, toccato duro da Castellari. Finisce giù il numero 8, le proteste anche da parte di tutta la panchina, ma vediamo cos'è successo. È qui, fuori tempo, in area di rigore. Qui un penalty che ci sarebbe potuto stare di brutto. Intanto si infiamma la panchina, espulsione per il presidente del Consandolo. Qualche parola di troppo, ma qui poteva davvero starci il calcio di rigore. Sì, sai, in prima pressione non mi sembrava ci fosse, poi dopo rivederlo va fuori tempo effettivamente il difensore. Secondo me è anche un po' il gomito largo. I limiti secondo me ci potevano essere. Eh sì, intanto bello il pallone messo dentro da Gentili. La palla rimane lì, allontana Conti. Ed ora Colombani a lottare ancora una volta come un gladiatore. Riconquista la sfera Rimondi, che cerca lo spazio per il destro, lo fa partire. Quello che è a metà tra un tiro e un cross. Non riesce a impensierire lo Sparta Castel Bolognese. Ora la quale gioca a direzione sempre Rimondi, col tacco elegantemente per Baglietti, che gli rende il favore. Ancora col petto e poi dentro. Baldani riesce a recuperare così la sfera. Ottima però la trama di gioco qui, tutta ad un tocco. E ora Giovannini prolunga dentro per Baglietti col mancino. Baldani a dirgli di no, ma è stato ravvisato anche offside. Dunque Mainetti cerca Battiloro, ancora Giovannini molto bene, poi verticalizza direzione Baglietti, che prova a girarsi, attaccato da due avversari, decide di tornare indietro, lo fa con la collaborazione di Gentili, che fa partire il destro, alta, sopra la traversa. E ora ancora una volta il 14, che si mette in proprio e decide di andare alla conclusione direttamente in porta. La quale? Dentro per il 13, Merighi, che per un pelo non riesce a trovare la rete del 2-1.
un altro tiro cross in questo caso. Vediamo puntuale la risposta però di Baldani, che era un po' fuori dai pali. Sì, ma secondo me era dove doveva stare, cioè pronto ad uscire per un cross, la palla poi finisce nello specchio della porta e attento comunque a metterci una pezza e spedire il pallone in angolo. Tanto Tattini a cercare la palla dentro, respinta ancora una volta la Bianconi, ancora Tattini però, il 20 cerca la verticale e prova a giocare con Conti, ancora Tattini, sguscia via Giovannini, prova ad avanzare il numero 20 che vuole la collaborazione sempre dell'11, la ottiene, ancora Tattini, uno sguardo al centro, poi Giovannini, incredibile intervento e ripiegamento ad anticipare Bacchilega e poi Bianconi, va da Liri che ora ha tempo e spazio davanti a sé, può sprintare il numero 5 che però decide di aspettare il sostegno di un avversario, o meglio di un compagno, lo trova Ingentili, attaccato prontamente da Mainetti che se lo mangia, ma attenzione! Baldani si rifugia in fallo laterale ancora una volta sulla pressione Gentili che non aveva mollato e ora la quale intanto 6 i minuti di recupero per arrivare al termine di questo match e ora Battiloro prova a girarsi in mezzo a due, le finte di Battiloro molto bene, elegante, attenzione, finisce giù, il direttore di gara si avvicina, cartellino giallo per Battiloro causa simulazione, si è lasciato troppo andare per il direttore di gara che era lì a due passi. Pallone lunghissimo di Baldani a cercare proprio il numero 9 che sguscia via San Giorgi, Battiloro! Il palo interno e poi la palla finisce fuori. Ancora una volta lo squillo da parte del bomber dello Sparta Castel bolognese che aveva fatto veramente una giocata super. Sì, Qualesi battuto assolutamente, era difficilissimo da prendere poi un tiro del genere. Palla che si alza ed è veramente difficile solo da leggere come traiettoria. Conclusione pazzesca. Ma intanto seguiamo Gentili scatenato che fa fuori un avversario, ne fa fuori due. Poi gioca la sfera dentro per Baglietti. Non ci arriva d'un pelo il numero 18, ci arriva invece il numero 1 avversario. Si conclude così il match 2-0 per lo Sparta Castel Bolognese. Non positiva la prima uscita in campionato per il Consandolo. Sì, sicuramente non un buon primo tempo per il Consandolo, poi in crescita nel secondo. Adesso noi andiamo a sentire le impressioni su questo match. E allora eccoci nel post partita di Consandolo Sparta Castel Bolognese, purtroppo il punteggio finale dice 2-0 in favore degli ospiti. Questa è una gara che sarebbe potuta finire con un passivo addirittura più ampio. Allora, secondo me è vero che poi alla fine nel secondo tempo la occasione migliore penso l'abbia avuta sempre lo Sparta con quel tiro incredibile che è finito sul palo, però sicuramente il secondo tempo del Consandolo è stato migliore rispetto al primo, un pochino più in crescita. Per me l'ingresso in campo di Gentili ha aiutato un po' anche ad alzare il baricentro, a trovare anche un supporto lì davanti che potesse far salire appunto la squadra del Consandolo. Peccato perché comunque il risultato non è ovviamente positivo e la prestazione comunque non è stata delle migliori. Troppo poco per impensierire il portiere avversario che oggi è stato scagionato da eventuali pericoli. Sì, comunque secondo me entrambi i portieri hanno fatto una buona partita. Nel primo tempo Mirko ha fatto diverse belle parate, nel secondo comunque anche il portiere dello Sparta sempre molto attento, anche in fase di lettura sempre molto attento nelle uscite. Queste sono cose molto importanti anche per dare sicurezza alla difesa, lui l'ha fatto, quindi anche tanti meriti al portiere. Invece per quanto riguarda Fabio, ha giocato solamente il primo tempo. Andiamo a chiedergli quali sono state le impressioni di questo suo ritorno nel calcio ad 11. Eccoci quindi con Fabio nel post partita, insomma qualche considerazione a caldo, comunque cos'è che non ha funzionato, cos'è che non ti è piaciuto? No vabbè, secondo me il problema principale è stato quello che non siamo riusciti effettivamente a costruire qualcosa di concreto. I tiri che abbiamo fatto alla fine sono arrivati un po' casualmente, ma non c'era un vero gioco costruito secondo me. Magari ci sono affidati un po' troppo ai lanci lunghi e poco ad una trama di gioco vera, consolidata. Questo è il mio parere, non so il tuo, Fre. Un po' in confusione voi, non avete costruito sempre benissimo, anche secondo me gli avversari non hanno espresso questo grandissimo gioco. L'ha vinta secondo me la squadra un po' più compatta, un po' più coesa, e oggi secondo me erano gli avversari. Poi altra considerazione, il mister è tentato dopo 45 minuti di gioco. Io e anche Cri a bordo campo abbiamo notato che forse eri un pochino stanco fisicamente, non ti ho visto al top della forma. Vabbè no, a livello di gambe ero a posto, però l'afa la sentivo, non so, sentivo poco ossigeno. Sono stati diversi fattori, ero poco lucido in generale, sì, però vabbè, non cerco scuse. Ecco, allora comunque dove pensi che ripartirete da martedì a tornare agli allenamenti? Cosa andrete a migliorare? Quello che dobbiamo migliorare è sicuramente una costruzione più consolidata di un gioco, però non lo so, questo è il mio parere. Allora, innanzitutto, quali sono state le tue impressioni una volta rientrato in campo? Come ti sei trovato e in quale reparto secondo te il Consandolo ha faticato di più quest'oggi? Secondo me, dato anche il modulo, perché eravamo molto finti in avanti, era un 4-2-4, quindi sicuramente il centrocampo è la zona un po' più carente, un po' più, cioè non perché non siano bravi i nostri giocatori, ma perché era la zona un po' più vuota e quindi facciamo un po' più fatica a costruire, no? Ci affidavamo anche per questo secondo me un po' troppo ai lanci lunghi, al lancio in profondità verso gli attaccanti. Per quanto riguarda me, la cosa in cui faccio fatica è un po' il motivo per cui ho lasciato il calcio prima, cioè il fatto che faccio comunque fatica ad entrare in campo, faccio fatica a prendere sì continuità durante la partita, mi serve del tempo, mi serve prendere tanti palloni e fare un po' di giocate giuste prima di entrare nei meccanismi. È un punto che sicuramente devo migliorare, che è difficile
per me. E sicuramente può essere uno di quei motivi per cui magari mi posso trovare meglio a calcio a 5, il fatto che prendo continuamente la palla e quindi sono sempre nel vivo del gioco. Ultima domanda, quanto tempo dovremmo attendere per trovare il miglior Fabio nel campo di calcio 11? Secondo me già tra un paio di settimane potrò avere già dei miglioramenti, di ambientarmi sia con la squadra sia con il fattore pallone, campo in generale. Ti dico la verità, io pensavo non partissi neanche titolare, visto che sei in squadra da poco, è stato un bel attestato di fiducia, però dopo 45 minuti come l'hai vista? Magari il mister voleva ritornare alle gerarchie dell'anno scorso per ritrovare un po' più di solidità. Ma sì, sicuramente mi devo giocare il posto, anche considerando che non sono fuori quota quest'anno. Ovviamente non do per scontato il posto, anzi sono felice anch'io, come hai detto te, di essere già partito titolare. Vediamo le prossime partite. E allora ragazzi, vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di supportarci, iscrivetevi al canale, siamo quasi 100.000 iscritti, quindi fatelo adesso, mettete mi piace al video, condividetelo. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.